Quindi noi non possiamo immaginare quella massa lanciata alla velocità della luce che contenga bloccato quel quantitativo. Perché? Perché la velocità espressa in un flusso unitario e lineare non è la velocità assoluta legata a un complesso elettromagnetico che, se si espanda in assoluto, si espanda secondo le tre componenti X, Y e Z, X di un piano che si muova in modo elettrico e Y, Z come il piano trasversale elettromagnetico che si muove. Noi in natura abbiamo che un fiume si muove realmente se la sezione del fiume rimane sempre costante, ma se passa sempre la stessa massa nell'unità del tempo e la sezione si riduce o si amplifica, cambia il valore della velocità relativa a quella sezione. Bene, la velocità assoluta C2 della luce è stata riferita a una massa non per la sua energia totale di espansione, ma come se essa si muovesse in un solo verso alla velocità della luce, trascurando assolutamente le altre due componenti del piano in espansione. Di conseguenza, noi quando abbiamo questo dato, in cui la luce ha una componente trasversale elettromagnetica, per quello che vale, e si espande tutta in un verso unico e calcolata nella sua velocità nel vuoto percorre 299 milioni e rotti di metri al secondo, noi vediamo che questa velocità è relativa al fronte elettromagnetico e non sganciata dal fronte elettromagnetico. Sganciarla significherebbe trascurare la quantità dell'espansione che è unitaria in quel fronte, che è unitaria e reale, ossia che è nella dimensione dello spazio dell'unità come uno spazio espresso da 1 al quadrato e da un tempo dell'unità come una superficie che fosse un valore decimale dell'unità pari a uno 0,00069 22 e rotti. Quando noi abbiamo un piano elettromagnetico che è 1,00069 22 e rotti, quindi reale, maggiore di 1 perché è 1 nello spazio ed è 0,00069 22 rotti nel tempo, allora vediamo che moltiplicandolo per la velocità reale della luce, quel 299 milioni e rotti di metri al secondo, otteniamo esattamente 300 milioni di metri al secondo di flusso. Quindi noi ci dobbiamo riferire al flusso unitario e non a una velocità unitaria, come se in un fiume valesse la velocità del fiume indipendentemente dalla sua sezione. Noi abbiamo la costanza nella nostra natura del flusso della massa del volume elettromagnetico che si sposta e quindi noi non possiamo mai considerare soltanto la velocità reale trascurando il valore di quella sezione dicendo che è unitario e perciò no, solo se è veramente unitario, solo se è veramente solo fatto di spazio, ossia 1 al quadrato, solo allora il numero del volume conserva lo stesso volume, lo stesso numero che il volume ha. Perché un volume di 300 milioni di metri al secondo che avanzi di 300 milioni di metri al secondo come velocità per una sezione di un metro quadrato ha la sezione di un metro quadrato che è il puro spazio, che non accade in natura, perché in natura c'è sempre una componente di tempo dell'unità in quella sezione, per cui poi il numero espresso in una linea sola non è mai uguale al numero che esprime la totalità del volume elettromagnetico.
Noi possiamo arrivare a questo volume elettromagnetico semplicemente attraverso un calcolo molto semplice che io consiglio agli scienziati, ed è questo. Noi prendiamo per unitario il metro, composto da 10 elevato a 10 unità atomiche, e occupiamoci di questa velocità espressa in metri al secondo del complesso atomico. Il suo volume reale elettrico è 10 al cubo, ma esiste anche il suo volume magnetico, che è uguale esso pure a 10 al cubo, ma è inverso. In che modo dobbiamo rappresentare questa inversione? Invertendola alla logica di quanto appare come una potenza basata sul 10. Quanto è inverso a questa logica è dato dal logaritmo decimale. Quindi il logaritmo decimale di 10 al cubo, il cui risultato è 3, è l'equivalenza del volume magnetico, mentre l'equivalenza del volume elettrico è 10 al cubo. Quindi il volume totale elettromagnetico che agisce nella sezione è dato dal valore di 3 per 10 al cubo, riferito a 10 elevato a 10, ossia al metro al secondo. Bene, dobbiamo ora movimentare questa sezione, nel senso elettrico, in modo che percorra tutto il tratto elettrico, riferendolo a 10 elevato a 10, come allo spazio che è per metà elettrico e per metà percorso in modo magnetico. Il valore totale della percorrenza è uguale a 10 alla quinta. Quindi 3 per 10 al cubo per 10 alla quinta esprime, con 3 per 10 all'ottava, tutto il valore dello spostamento elettrico del fronte elettromagnetico. Per conoscere tutta l'energia dobbiamo accelerare questo fronte, questa velocità elettrica, data da 3 per 10 all'ottava metri al secondo, della sua velocità magnetica. Dobbiamo accelerarla in modo magnetico, che è uguale e contrario, perché tutto lo spostamento magnetico è esso pure 3 per 10 all'ottava metri al secondo. Quindi il quadrato che vede l'uno per l'altro deve e può essere soltanto dato da 9 per 10 alla 16 metri al quadrato ogni secondo al quadrato. Questa è la velocità assoluta, che è quella che esiste sia nel verso elettrico totale sia nel verso magnetico totale, e che è quindi la velocità del flusso elettromagnetico relativo alla sezione elettromagnetica. Ecco, avete visto come realmente, attraverso un calcolo essenziale ma veramente facile da calcolare e da controllare, sia possibile arrivare alla velocità davvero assoluta, che non esiste nella nostra natura relativa, perché nella nostra natura relativa noi possiamo determinare solo una velocità relativa, sempre relativa alla sezione che si sposta, che non può essere mai unitaria, perché significherebbe che avrebbe solo spazio e non presenza di tempo. Invece ce l'ha, ed è una presenza di tempo poggiata proprio sui valori decimali dell'unità. Se vogliamo conoscere quanto è veramente l'entità reale della sezione elettromagnetica, noi dobbiamo partire dal flusso elettromagnetico dato da 300 milioni di metri cubi al secondo e dividerlo, essendo elettromagnetismo, per la velocità elettrica, che misurata realmente nel fronte in 299 milioni e rotti di metri lineari al secondo, determina la quantità della sezione elettrica